A distanza di tre mesi esatti e dopo cinque sconfitte di fila, la Banca Terca Steramo torna a Corsara e viola il Pala del Mauro di Avellino 85 a 87. L'ultimo successo esterno era datato 18 gennaio 6-9-7-6 al Paladozza contro la Fortitudo Bologna. Due punti, quelli conquistati in Irpinia, che avvicinano sensibilmente i biancorossi al traguardo dei playoff. Per la matematica manca ancora pochissimo, ma è chiaro che il più è fatto. E nelle restanti quattro gare, la banca Tercas può concentrarsi sul miglior piazzamento da raggiungere. Ha deciso una tripla di Hoover ad un secondo e 87 decimi dalla sirena finale, da distanza ragguardevole, dopo che i Teramani avevano condotto per lunghi tratti anche con un vantaggio considerevole. E proprio Hoover, 14 punti e 4 su 8 dalla distanza, al pari di Carroll, 17 punti, è stato il migliore dei suoi, ma come dimenticare la super prova di Poeta, 22 punti, 5 su 9 da 2, 9 su 11 dalla lunetta. Nel complesso, comunque, tutti gli alfieri biancorossi hanno risposto all'appello, un successo che arriva dopo 10 giorni non facili e che premia il grande cuore. Prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del terremoto d'Abruzzo. Avellino ha fuori Williams per infortunio, al suo posto dentro Tamarsley. La Banca Tercas parte forte, nel primo quarto non sbaglia praticamente nulla ed approfitta di una partenza particolarmente soft degli Irpini. 7-20 al settimo, 9-24, 12-28 dopo i primi dieci minuti. Comprensibilmente nel secondo periodo l'aereo reagisce, ma gli uomini di Coace e Capobianco reggono bene l'urto e vanno a riposo sopra di 14 lunghezze, 33-47, con tripla conclusiva di Capitan Lulli. Al rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo lungo però sono i padroni di casa ad essere più reattivi sul parquet. L'aire si avvicina sino al meno 3, 54-57, prima di trovare addirittura anche il primo vantaggio del match, 60-59 al ventottesimo con Radulovic. Coach Andrea Capobianco è bravo a trovare le giuste soluzioni, la banca terca storna avanti 71-74, ma è l'equilibrio a regnare sovrano, 76-76, anche se l'uscita per falli di Travis Best rappresenta una prima svolta del match. Teramo si riporta avanti, 78-81, ma non trova l'allungo decisivo, ancora parità a quota 83. A 16 secondi dalla fine Poeta mette un solo tiro libero, 83-84, e nell'azione successiva Radulovic, a 5 secondi dalla Sirena, segna l'85-84. Al palla del Mauro l'entusiasmo è incredibile. La vittoria, per certi versi anche insperata, sembra davvero ad un passo per gli Irpini. Ma nessuno ha fatto i conti con Coach Capobianco e con Ryan Hoover. Il primo si affretta a chiamare time out, il secondo, a rientro in campo, sfrutta al meglio una rimessa di Moss ed inchioda l'incredibile tripla da oltre 7 metri. Il pala del Mauro stavolta è gelato, si sentono solo le grida festanti dei tifosi biancorossi presenti ad Avellino. Una vittoria d'oro che premia una squadra che non molla mai e che si appresta a vivere un finale di campionato straordinario.